Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Simbello 26. Oggi siamo qui per una nuova rap reaction. Dopo tantissimo tempo che comunque non reagisco a brani rap o trap o comunque canzoni in generale, oggi siamo qui per reagire ad un brano che comunque sta andando benissimo. È primo in tendenza da quanto? Due settimane. Comunque da un bel po' di tempo è fisso in tendenze. Sicuramente già avrete capito di chi e di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di un brano, di una collaborazione tra Sfera e Madame, due artisti comunque molto diversi tra di loro. Il brano si chiama Tu mi hai capito. Hanno prodotto il brano Bias assieme a Charlie Charles, ovviamente. E quindi ragazzi, io direi di reagire a questo brano e di vedere un poco cosa ne penso, ecco, semplicemente. Sono due artisti molto diversi, una collaborazione per certi versi anche affascinante, perché sono comunque due artisti che vengono da esperienze, possiamo dire, completamente diverse. Quindi vedremo un poco cosa ne uscirà fuori. Sicuramente Sfera e Basta è uno che ci ha abituato a sfornare pezzi molto diversi tra di loro e a intrecciare collaborazioni anche con artisti molto, molto diversi da lui. Quindi sicuramente è un cantante, un rapper, un trapper, come vedete voi, molto molto versatile e duttile. Direi di non perderci più in chiacchiere e partiamo subito con l'ascolto. Bias, money gang, money gang. Perché solo tu l'hai capito, pure se mi vedi poco tu mi hai capito, e pure se ti vedo poco tutto ho capito. A furia di cercarti per il mondo, l'ho conosciuto a fondo e l'ho dato a te. A semaforo verde non ho mai accelerato, la paura di schiantarmi contro un ho detto male. So che mi vedi riconosciuta tra tanti volti, ridimensiono il mio passato per te, ne vali la pena forse. Mi aspetto nulla però dammi tutto, c'è quell'intesa dagli occhi, potrei pure farti felice. A furia di cercarti per il mondo, l'ho conosciuto a fondo e l'ho dato a te. Consumo le suole dietro ad un sogno più grande di me, in giro pure se piove di notte e di giorno, per prendere il mondo e smezzarlo con te. La mia vita è crazy, la tua vita baby, non voglio mischiarla con tutti sti guai, quindi ti dico che è meglio che vai, cancelli il numero e non mi richiami, no. Pure se mi vedi poco tu hai capito, chissà se davvero non mi hai mai tradito, se lo dici per farmi stare tranquillo. In questi anni ho perso ben più di un amico, perso me stesso più qualche accendino. La vita ti dà poi ti toglie, per questo paura di starti vicino. Pure se mi vedi poco tu mi hai capito, eppure se ti vedo poco tutto ho capito. A furia di cercarti per il mondo, l'ho conosciuto a fondo. Vabbè, praticamente terminato il pezzo. Allora ragazzi, devo dirvi, il pezzo mi è piaciuto, è molto 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 musicale, melodico. Anche ad esempio questo ritornello di Madame, che assomiglia un po' a una cantilena, anche per come l'ha impostato lei, ma è una cantilena piacevole, nel senso che sono linee vocali, una vocalità molto 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 bella secondo me. Quindi il ritornello approvato, mi è piaciuto molto. Ma anche la strofa ad esempio di Madame non mi è dispiaciuta, mi è piaciuta, a differenza di quella che era la strofa che nella collaborazione che ha fatto con Fabri Fibra, il mio amico mi sembra, che non mi era piaciuta chissà quanto. Questa qui mi è piaciuta, questa strofa qui di Madame. Vabbè, Sfera comunque una garanzia, per cui comunque anche lui ha fatto una bellissima strofa. Sto ritornello secondo me entrerà in testa a diverse persone, perché è veramente fatto bene. Linee vocali, cioè questa qui è un artista che secondo me farà molta molta strada Madame, perché sicuramente è un artista più che pretende, già sta facendo una buona carriera. Andando un attimo al testo, vabbè, c'è questa intro in cui comunque dicono Bias sarebbe ovviamente colui che ha aiutato a produrre il pezzo, Money Gang, che diciamo che è un po' con l'intercalare di Sfera e Basta. Poi c'è questo ritornello molto bello che mi è piaciuto di Madame, melodicamente fatto molto bene. Poi c'è questa strofa di Madame che anche mi è piaciuta abbastanza. Tra le due più il ritornello, però anche la strofa di Madame mi è piaciuta abbastanza. Poi c'è di nuovo il ritornello, stavolta interpretato da tutte e due, sia da Madame che Sfera e Basta. Vabbè, più che altro da Madame, perché poi Sfera e Basta aggiunge giusto i suoi soliti intercalari, un po' anche della trap in generale, alla fine di vari versi, come starete vedendo. Poi c'è la strofa 2 di Sfera e Basta. Ecco, bellissime ad esempio qui i primi versi della strofa di Sfera e Basta, dove dice consumo le suole
Dietro a un sogno più grande di me, in giro pure se piove, di notte e di giorno per prendere il mondo e smezzarlo con te. Come si fa ad esempio con una sigaretta, magari l'ultima sigaretta del pacchetto che la si smezza con la propria fidanzata, con la propria amata. Qui Sfera Ebbasta dice: è per prendere il mondo e in giro pure se piove, di notte e di giorno per prendere il mondo e smezzarlo con te. Quindi mi è piaciuta molto questa immagine, questa associazione, questa immagine di Sfera Ebbasta che ha voluto dare Sfera Ebbasta qui. Poi mi è piaciuta anche questa, ad esempio, questa parte qui, quando dice: quando ripenso a quegli anni senza soldi in tasca con il frigo vuoto, no che non so comportarmi, vengo dai palazzi, mi è pieno il mio conto e mi ricordo come ridevano di me per le scarpe che avevo addosso. Quindi sempre a rimarcare Sfera Ebbasta di quando appunto non aveva nulla, comunque sicuramente non se la passava benissimo, rispettatore che invece ha fatto successo. E questo è sempre stato comunque una costante di sfere, un topos costante di Sfera Ebbasta, cioè una tematica, un modo di fare che Sfera Ebbasta ha mostrato in tantissimi dei suoi pezzi. È praticamente stata una costante dei suoi pezzi. Questo rapportarsi a come era prima, a come era la situazione prima, ma ovviamente non solo suoi, non solo un suo, come dire, un suo fare ricorrente, ma anche di molti artisti, soprattutto nel panorama, nella scena moderna, ad esempio anche di Capo Plaza, ma anche altri. Poi bella direi anche la chiusura, quando dice: in questi anni ho perso ben più di un amico, ho perso me stesso più qualche accendino. La vita di te è potitoglie, per questo ho paura di starti vicino. Quindi a rimarcare ovviamente gli alti e bassi della vita e sicuramente di un'incertezza costante che c'è nella vita, di qualcosa che sicuramente magari l'attimo prima ce l'hai e l'attimo dopo non ce l'hai più, o comunque di qualcosa di cattivo che succede, che può sempre succedere all'improvviso. Quindi sicuramente anche quando nella ricerca della serenità, questa serenità ovviamente non è mai eterna, può durare più o meno tanto tempo, ma poi sicuramente ci sono gli alti e bassi nella vita. Quindi questo è un concetto che rimarca Sfera Ebbasta. Devo dire, Sfera Ebbasta sicuramente, meno male che in questo caso sempre non ha parlato sempre di collane, di soldi, di qua e di là, di orologi, ma ha parlato comunque, cioè ha cacciato una strofa anche significativa con dei bei incassi, devo dire. Ritornello quindi di Madame approvato, è una collaborazione che ci sta, hanno sfornato direi comunque una hit sicuramente più che godibile, nel senso, a me il brano è piaciuto sicuramente, brano che ho approvato ed è piaciuto. Avrei potuto anche farla prima questa reaction, perché in effetti è comunque già tanto che sta in tendenza, è già tanto che è uscito il pezzo più di una settimana o almeno una settimana. Ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo brano, se vi piace, vi piace la musica di Madame, se vi piace Sfera Ebbasta come artista e in generale ovviamente di questa collaborazione. Proponetemi altre rap reaction da fare qui sotto nei commenti, like se vi è piaciuto il video, iscrizione per non perdervi tutti i prossimi contenuti. E a proposito di questo, ho in mente già un video abbastanza particolare sul rap, che non sarà una rap reaction, ma un video abbastanza originale. E quindi, ragazzi, mi raccomando, non perdetevelo. Direi quindi che la rap reaction può concludersi qui. Il brano approvato, mi è piaciuto. Fatemi sapere la vostra nei commenti. Ciao a tutti, Esempio 26. A presto. Tell me that you love me, even if it's fake.